Ed eccoci tornati anche questo mese con le migliori uscite su Nintendo Switch, la console di cui ci occupiamo in questo canale. Lo scorso mese ci sono state svariate uscite importanti, come Monster Hunter Rise e il suo gameplay sul mio canale YouTube e Twitch, ma ad aprile invece torniamo a una situazione un po' più calma, sicuramente con titoli interessanti, ma niente di incredibile, un po' come New Pokémon Snap, di cui parleremo dopo. In descrizione troverete giustamente tutti i link per comprare questi titoli risparmiando, sia fisico che digitale quando possibile, ed i miei socials. Diamoci dentro col primo titolo. Iniziamo dal 1 aprile con What Comes After, un gioco d'avventura a scorrimento laterale composto da una storia commovente per imparare ad amare se stessi. Il personaggio del gioco si chiama Vivi e dovremo aiutarla nel suo viaggio in treno verso l'aldilà. Definito dal creatore come una lettera commovente per tutte le persone che si sentono un peso, questo titolo serve principalmente a ritrovare se stessi. All'interno del treno troveremo tante anime di persone, di animali e di piante che stanno per lasciare questo mondo e dovremo parlare con loro per conoscerne la storia. Il tutto è ovviamente condito da uno spensierato strato di comicità e filosofia, e ad un prezzo accessibile di soli 7 euro avremo una bella avventura rigenerante. Spostiamoci al 6 aprile con Lost Words Beyond the Page, un gioco d'avventura, puzzle e azione. Alternato tra un diario ed un'avventura acquerellosa all'interno di quest'ultimo, dovremo aiutare Izzy a risolvere puzzle, gestire segmenti platform, ma soprattutto riscoprire un'avventura emozionante ambientata nel mondo di Astoria. Gli scritti del diario si evolveranno mentre esploreremo il mondo di gioco in cui le parole hanno un potere immenso. Il mondo di Astoria e il potere che contiene quest'ultimo fungeranno da motore per spingere Izzy attraverso questa narrazione, dando vita a un'esperienza memorabile. Due giorni dopo, l'8 aprile, ci troviamo a parlare di Cozy Grove, un gioco di simulazione di campeggio che si svolge su un'isola infestata da fantasmi e in continua evoluzione. Tu sei uno spettro scout e dovrai esplorare ogni giorno la foresta dell'isola per cercare nuovi segreti e per aiutare i fantasmi del posto a trovare la pace. I paesaggi sono disegnati a mano, ci sono decine di personaggi e spiriti memorabili con cui fare amicizia e è una storia unica. Si può pescare, occuparsi di animali, decorare l'isola e via dicendo. Se vi ricorda un gioco uscito circa un annetto fa, beh, sappiate che non siete soli. Il 9 aprile invece esce anche The Legend of Heroes Trials of Cold Steel 4, il seguito finale del titolo che abbiamo già inserito in un video analogo molto tempo fa. Si tratta di un titolo JRPG. L'attesissimo finale dell'epica storia di un continente giunge al culmine con questo capitolo. Il continente di Zemuria è trascinato in un conflitto, mentre l'Erebonian Empire mobilita le sue forze militari per intero. Ambientato immediatamente dopo la fine del suo predecessore, con questo titolo vedremo la conclusione della guerra, portata a termine grazie anche all'utilizzo degli inediti mecha. Spostiamoci al 15 aprile con l'arrivo di Godstrike, un titolo Bullet Hell 3D basato sul tempo e sulle lotte contro i boss. Questo significa che dovremo affrontare tutti i boss e sconfiggerli prima dello scadere del tempo. Giocheremo nei panni di Tala'al, l'ultima delle sette maschere di Dio. I suoi fratelli vogliono darle la caccia per assorbire i poteri della maschera, ma avendo trovato la nostra portatrice giusto in tempo, dovremo affrontare questa guerra, in un ciclo difficile da spezzare. Il tempo è la nostra valuta e salute, comprando abilità o subendo danni, ridurremo il tempo di combattimento che ci rimane. Con oltre 40 abilità uniche, personalizzazione e tante funzioni, ci troveremo davanti a un capitolo difficile quanto memorabile. Rimaniamo però il 15 aprile con Saga Frontier Remastered, titolo proveniente dagli anni 90 che arriva anche su Nintendo Switch oltre che altre console. Completamente rimasterizzato e con un nuovo personaggio di nome Fuse, il gioco si presenta con la possibilità di scegliere svariati personaggi con altrettanti finali esclusivi in un gioco di ruolo che ha segnato la storia. Nuove musica, grafica in alta definizione e tante altre migliorie per rendere questa esperienza quanto più godibile possibile. Parlando nuovamente di simulatori, non possiamo ignorare la presenza di Dayland, Pocket Planet Edition, in arrivo anche quest'ultimo il 15 aprile. In questo gioco dovremo prenderci cura del nostro piccolo pianeta. Coltiviamo, creiamo, combattiamo ed esploriamo l'universo di Dayland. Dovremo scoprire la storia di Astro in un gioco single player, in un racconto sulla crescita, sull'aiutare gli altri e sullo svelare segreti. Il nostro pianeta si può completamente personalizzare, ci sono NPC da incontrare con cui fare amicizia, c'è il ciclo diurno e notturno con eventi naturali come meteoriti, aurore boreali, uragani. Oltre a ciò, troveremo più di 100 missioni per scoprire tutti i segreti custoditi nel cuore del pianeta. Con una grafica fluida e una colonna sonora rilassante, con questo gioco potremo rilassarci e staccare dalla frenesia quotidiana come con Cozy Grove. Spostiamoci al 22 aprile con l'arrivo di MotoGP 21, il nuovo titolo di corse di moto con le classiche MotoGP, Moto 2 e Moto 3. Con oltre 120 piloti ufficiali e 20 circuiti, rivivremo la MotoGP anche del passato, con 40 campioni storici e le loro moto iconiche. Avremo modo di personalizzare ampiamente la nostra moto e tutti gli aspetti della nostra corsa, decidendo anche eventualmente di entrare in un team ufficiale, o di crearne uno totalmente nuovo. Nonostante in passato fossi abbastanza dubbioso della qualità di questi titoli su Nintendo Switch, i passi avanti sono stati enormi e questo titolo ne è un chiaro segnale.
E chiudiamo il video con il 30 aprile, con New Pokémon Snap, un'avventura tutta nuova per Nintendo Switch ispirata al classico Pokémon Snap per Nintendo 64. In New Pokémon Snap esploreremo svariati ecosistemi, deserti, giungle e tanti altri luoghi per fotografare Pokémon e scoprire per la prima volta come si comportano in natura. Quindi sì, a tutti gli effetti, il nostro scopo sarà principalmente occuparci di fotografie Pokémon in ambienti naturali, con succose novità rispetto al gioco originale. Con una grafica mozzafiato, una cura dei dettagli quasi maniacale, nonostante una console principalmente portatile, scopriremo insieme questa avventura sul mio canale prossimamente. Ebbene sì, quindi vi aspetterò a partire dal 30 per provare questo titolo, ma penso anche di aspettarvi per provare gli altri titoli, perché Cozy Grove sono molto molto interessato, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto di disegno a mano, tutte quelle cose lì a me piacciono veramente tanto, un po' come successe per esempio per Cuphead. Detto ciò, io vi ricordo che in descrizione trovate la playlist degli scorsi episodi per scoprire un po' cosa è uscito anche negli altri mesi. Vi ringrazio per la visione, vi ricordo che trovate anche in descrizione il link per comprare tutti questi giochi, fisico, digitale, qualora possibile, e fatemi sapere un po' nel box dei commenti cosa andrete a comprare voi. Qualora ci sia bisogno, troverete anche un aggiornamento con magari nuovi giochi che non erano stati annunciati, ma che sono comunque usciti ad aprile, insomma, ne è valsa la pena. Detto questo, alla prossima!